Buonasera e benvenuti in questo nuovo video sui Guardiani della Galassia, il videogioco Marvel's Guardiani della Galassia, di cui sto facendo un walkthrough gameplay completo, registrato in 4K a 60 fps su PC. Io sono Joshua Sphere, sono completamente in blind in questo videogioco, quindi lo sto giocando per la prima volta insieme a voi, e devo dire che mi sta piacendo abbastanza, non è niente male. La parte forte sono sicuramente i dialoghi tra i guardiani e comunque anche le scene d'azione sono abbastanza goduriose. Non tanto per l'azione in sé, ma quanto per la collaborazione che si può fare con gli altri guardiani. Ora siamo nel quartiere generale dei Nova Corps perché dobbiamo pagare la multa e quindi andiamoci. Ecco, Ok, non dovrebbe scommettevo. essere così Avrei nuova. scommesso che ci sarebbe partito un filmato qua. Ci avrei scommesso. Sono tutti Fortunatamente in nell'episodio ferie. Gli precedente mi sono sbirri fermato non appena vanno in prima. vacanza. Ehi là! Io sono Siamo Groot. qui per una multa. Cerchiamo il centurione Corel. È bloccata. Beh, ci abbiamo provato. Forza, andiamo! No, signore. Li andremo a cercare se necessario. Guarda. I comandi sono dall'altra parte della porta, se riesci ad arrivarci. Scusa? Adesso devo hackerare la sicurezza Nova Corps. Beh, se non credi di farcela. Colpo basso, Quill. Stiamo parlando di intrufolarci in una struttura nuova. Non è intrufolarsi se non c'è nessuno. È esattamente questo il momento per farlo. Non stiamo un po' in giro per dare un'occhiata. Forse è una prova, per vedere se rispettiamo i processi burocratici. Possibile che siano tutti in pausa? Io sono Groot. Groot dice che c'è scritto aperto. Io dico, non sono fatti nostri. Ok. Ehi, Drax, mi prendi una lattina di Power Star? La macchina è inutilizzabile e non è mia abitudine prestare unità. Chi ti dice che te le avrei rese? Centurione Carlos. Si parla di Lady Elbender. Ok. Questo cos'è? Tablet per le comunicazioni. Qui abbiamo dei materiali. Li prendo molto volentieri. Ok, vedo un condotto dell'aria. Puoi usarlo per entrare, Rocket. Forse sì, o forse porta direttamente all'hangar. Riesci Vai, a Rocket. infilarti in questo condotto? Se riesci ad aprirlo, non sono così flessibile. Drax, ci pensi tu? Assolutamente no. Stupissimi. Io sono Groot. Io? Ora c'è qualcosa Ha chiesto di per te? No. Di là! Un Ah, condotto bastava aperto. colpirlo. Abbiamo danneggiato una proprietà Nova Corps. Solo un po'. Ok, Rocket, vedi se riesci a raggiungere l'altra stanza e fa attenzione. Sai, l'idea di pagare la multa non mi fa Eccolo. impazzire, ma smanettare con la roba dei Nova Corps non è male come premio di Guardate consolazione. anche il ray tracing nel vetro. C'è qualcosa che non va con la rete. Come se usassero solo l'energia di E anche riserva. qui. Sincronizzo il diagramma con il tuo visore. Sì, è chiusa. Grazie di aver ricontrollato. Prego. Inquadro node Ah, qui premixion per deviare la resterai a corrente. bocca aperta. Oh, furbi! Ma questo non avete pensato. Guarda, impara. È una porta. Quella sbagliata. Ok, però qui dentro ci sarà sicuramente qualcosa. È un bagno! Qualcuno deve andare? È infatti Non lasciare incollezionabile. andare da qui. Costume trovato il Nova Corps di Drax. Ok. Sicuro! Ti aspetto qui al buio. Ed ora dobbiamo far arrivare la corrente qui. Ti sta Stupida bene. roba nuova! Io sono Groot. Non è scattato niente, ho solo Allora. deviato una cosa un po' in anticipo. Come si arriva lì? Così. Qui dentro magari? No, qui dentro non c'è nulla. Puoi scommetterci. Di qui si arriva così. A questo punto però la Ops, corrente su questo cosa? circuito non ci arriva Niente. mai, o Tutto bene? sbaglio. Magari non toccate. Ecco, fatto. Devo magari dare indicazioni a Rocket? Qui dietro? Vabbè, lui sta facendo quello che deve Andiamo. fare.
Lo capisco. Guarda, impara. Non capisco davvero. Ehi, penso di poter attivare gli irrigatori da qua. Potrebbe servire? Solo se vuoi bagnarti. Già, giusto. La corrente qui non ci arriva mai, o sbaglio? Resterai a bocca aperta. L'unica cosa che si può fare qui è questa. Poi questa per... Ah, ecco, ecco, ecco. Chi vuole una bibita? Ok. Prendiamo la bibita. C'è l'acqua baltiana, purtroppo. Succede qualcosa? No, non succede niente. Ok, a questo punto la corrente la mandiamo dall'altra parte. Scusa, scusa. Non sono bravo con l'elettricità. E poi qui. Guarda, impara. E di nuovo qui. Ehi, ha funzionato! Più o meno. Ecco fatto. Quindi servirà più energia. Vedi se trovi un'aggiunzione per alimentarla. Un'aggiunzione per alimentarla? In che senso? Ma no, questo è un cassonetto. Questo affare è un incubo di falsi positivi. Devo installare un relè. Dovremmo capire qualcosa di tutto questo. No. Voilà! Cosa? È tipo... Ta-da! Non è affatto più chiaro. È aperta. La quiete è schiacciante. In effetti. Posso farlo anch'io, guarda. Scansiona. Andiamo a prendere il materiale che c'è qui. Ecco, fatto. 60 componenti, non abbiamo visto neanche un Nova. Forse sono in riunione. Tutti quanti? Nella mia esperienza le riunioni richiedono quantità. Ehi, l'avete sentito? Ah, poverino. È un oggetto, l'empatia è mal indirizzata. Io sono un mezzo oggetto, ricordi? Ebbene, no. Di nuovo. Salve. Come l'hai capito? Vai a prendere questo. Queste cosa sono prigioni? Sì. Non è infatti c'è la detenzione. Corriere automatico. C'è qualcosa okay. Che non quadra. Non mordo mica, voglio solo parlare. Ehi, cosa vuoi tu? Putina, dovete farmi uscire da qui. Ma chi è questo? Adam Cadmon. I Nova Corps dissentono. Restane fuori, occhi dolci. Non dovremmo favoreggiare un criminale. Informati sui crimini. Non eri prigioniero dei Nova Corps. Perché sei lì dentro? Come? Niente. Uno scambio di identità. Mi hanno preso per uno che faceva cavolate. Mi piace questo tipo. Altrettanto, furetto. Che ne dici di darmi una mano? Vedi se c'è un interruttore per la porta. Ehi! Ehi! Cosa hai fatto? Addio. Che è successo? Dove sarà finito? Fornace. Bravo, Quill. Hai giustiziato il tuo primo prigioniero. Lo trovo improbabile. Interessante. Questo posto non può essere disabitato. Non è disabitato, è abitato da vari robot. Io lo preferisco così. Forse l'abbiamo sbattuto di nuovo in cella e... Là abbiamo degli altri materiali. So per esperienza che i Nova Corps non permettono visite. Eri nel Kiln, è ovvio che non ricevessi visite. Questo non è un carcere di massima sicurezza. Entriamo qui. No! Ehi, amico! Eccolo! Oh, dei, che succede? Ho dei diritti! Questo sì che mi riporta alla mente... Hai servito anche tu nei Nova Corps, Peter Quill? No! Ma sono stato tra i sospettati. Una volta. Forse due. Comunque. Bello stare al di qua del vetro. Andiamo a parlare con Rocket? Che stai facendo? Ho pensato che già che siamo qui, tanto vale sbirciare un po' di segretucci dei Nova. Magari hanno notizie sulla metà più blu di Gamora. Non credo. Che dici? Niente. Magari li hanno okay. Attaccati. Pare che i Chitauri rimasti assaltino ancora le postazioni Nova meno protette. Wow, quel tizio portava solo guai. Adesso è solo il guaio di qualcun altro. Questo posto mi dà sempre più l'impressione di una casa stregata. Sì, sembra che l'abbiano tutti abbandonato. Ma il pozzo è accessibile.
Possiamo usarlo per arrampicarci. Vuoi farci salire su quell'affare? Regge più peso di noi cinque insieme. Quindi dobbiamo andare qua? No, dobbiamo comunque andare qui, no? Non cadere, ti prego, non cadere! Razzo! Ok, siamo passati tutti. Spettrale! E là! Venti componenti, praticamente il nulla, però ve l'abbiamo preso comunque. Cosa sarà successo per evacuare di... Che faccia avete fatto? Razza di piscia sotto. Ah sì che lo eri. Queste sono... Corazze da centurioni? Già. Dai, provatene una, quelli. Un vero guerriero non usa corazze. Tanto tu non ci entreresti. Indossarla significa aspettarsi di fallire. È meglio non farsi colpire. Non posso darti torto. Ma è ridicolo. È come dire che chi usa due armi non è abbastanza bravo da usarne una sola. Aspetta, forse non ha tutti i torti Quill. Allora Drax dovrebbe combattere con una mano dietro la schiena. Ha! Suggerimento interessante. Mi sa che dobbiamo proseguire di qua. Sei cieco? Non sono venuto fin qui per farmi tagliare a metà, così puoi far colpo sulla tua ragazza. È più probabile che triturerebbe con cura le tue ossicine. Ah, ci credo che la porta è impazzita. Ok, speriamo che tenga. Ok. Perché questa ha una stanza per sé? Sembra un'officina. A quanto pare le anodizzano con un qualche metallo intelligente xandariano. Il metallo non è intelligente. Più di chi so io. Banco da lavoro, che è interessante. Potrei prendermi un potenziamento, forse. Ho combattuto un milleniano io. Direi di farlo, già che ci sono. Peggio? E basta? Voglio i dettagli. No. Prendiamoci un bel potenziamento e andiamo con... Andiamo giù dove c'erano quelli più succosi. Aumenta la rigenerazione dello scudo, interessante. Però direi di aspettare e prenderci questo per la salute extra. Oppure no, dai, andiamo con la velocità del recupero dello scudo, via. Missione... Copiuta. Ok. Ora che abbiamo fatto, possiamo muoverci, gambe molli? Qui era un altro pezzo di storia. A tutto il personale Nova Corps autorizzato. Siete pregati di non usare, di non usare tutte le 200.000 unità per fare lampredotti alla piastra, fare acrobazie a 0G o esercitarsi nel tiro al bersaglio. Non sono giocattoli, ok. Va bene. E a questo punto beh, scansioniamo questa. Il dolore sottocutaneo è andato. Ah. Chissà cos'è. Ti dice niente? Forse. Vuol dire che non può di contattare. Qua non si va. Non bacia con quello che ho visto nell'atrio. Di qua nemmeno. Di qua sì. Altro nulla. Deve esserci una spiegazione. L'ala sopra è un'ammiraglia. Forse sono tutti a bordo per qualche motivo. O forse l'intera stazione è contaminata dal vaiolo di Vormir. In effetti inizio ad avvertire un vago prurito. Sì, e a me inizia a girarmi qualcosa in basso. Rocket, fa la tua magia. No. Vai, Rocket. Ho detto no. Quando è che conti di rinsalire? Qui. Vai, Rocket. E poi cosa? Ci trascinerai in giro per mezza stazione se non lo fermiamo. Allora? Ok, proviamo ancora un'altra stanza. E se non ci troviamo niente, ce ne andiamo, va bene? Ok, ancora una stanza, non due, oh, bravo. Una. Ok, filmatino. Da lì non si torna. I Nova Corps hanno così poche navi. Pare abbiano problemi di organico. Chi lo dice? Gente. In posti dove c'è altra gente. Peter Quill, guarda un po' qua. Quell'elmo cos'è, una citazione a qualche personaggio? Mi ricevi? Perlustrazione completata. Conversioni al 75%. Proprio come promesso. Abbiate fede. La promessa diventerà realtà. Passare al settore 7. Sarà stato quel personaggio che abbiamo visto nel capitolo 3.
Digli che rivoglio la mia nave. Mia nave. O capitolo 2. Fine del capitolo 2. Ma è come se quella sorta di qualcosa, prete. Qualcuno. Ecco perché non c'è nessuno. Chi se ne frega? Che era prigioniero tra i Nova Corps. La promessa diventerà realtà. Passare al settore 7. Con fede. Pronto? Sarà acceso. Noi cerchiamo il centurione Corel. Chi è noi? Noi, i guardiani della galassia. Dovevamo vederlo per pagare una multa. Piacere, guardiani della galassia. È una gioia potervi essere d'aiuto. Dove vi trovate? In una specie di stazione di controllo. Vabbè, qua è palese che... Restate dove siete. Inverano gente per ucciderli. Anche perché è un po' che non si mena le mani, quindi... Che non si menano le mani. Ho voglia di sparacchiare un po'. Detto. Vengono a prenderci. Ah, sarebbe anche ora, direi. Sono palesemente ipnotizzati. Dov'è il centurione Corel? Abbi fede. In questo momento non è presente. Abbi fede? Davvero? Sembra anche a voi che siano illuminati di viola. Non mi convincono. Se c'è un piano alternativo, è il momento di metterlo in atto. Io sono Groot. Venite. Tutto sarà più chiaro quando avrete accettato la promessa. Come? Il centurione Corel non è presente. La sua nave è attraccata là fuori. Comprendo la vostra confusione. Daremo pace alle vostre anime tormentate. Venite, guardiani della galassia. Vi portiamo sulla Halas Hope, sì che anche voi abbiate fede. Dovremmo tornare sulla nave. Già. Io sono Groot. Va bene. Fuori le armi, gente. È giunto il momento. Easy. Questo non ci aiuterà a saldare la multa. Non credo abbia più importanza. La porta è scassata. Dovremo passare da dove sono arrivati. Prepariamoci ad altri pazzoi di viola. Sì, perché brillavano in quel modo strano? Sortilegio. Un virus? Beh, speriamo che non sia contagioso. Cerchiamo Corel. Lei saprà dirci cosa sta succedendo. Se non proverà ad ammazzarci come gli altri. Non esiste. Non Corel. Sembrano pistole. Lo erano. Molto male. Razzo. Nova contro nova. Chi dei due ha vinto? Eccoti la risposta. Oh, no. Brutta storia. Siamo bersagli facili. Non resterò qui in attesa di morire. Non è che abbiamo tante... Gente. Bravo. Palestrato. Tanti saluti. Ma sono tutti impazziti. Adunata pronta? Canzoniamoli questi. Allora, soldato semplice nova, deboli si presenta individualmente, ok, tendono ad attaccare in massa, colpire al centro del gruppo per una rapida eliminazione, va bene? Detto fatto. Uno grosso ore 12? Ok. Uccidi, ora! Ah, decisamente più esauriente! Pronto a distruggere tutto! Vai, Drax! Perisci! Ormai tutta la trazione saprà che siamo con noi! Che provino pure a fermarci! Amora! Piacere! Tac! Attacco opportunità! Perché
Meraviglioso. Cosa? Pessima idea per arrabbiare Drax! Mai dimenticare la montagna di cui le contendi! E adesso, Peter? Ole, bravo! Vai Gamora, distruggilo tu. Lancia verso di loro. Gamora, tagliali! Boh, ho fatto un po' di cose a caso. Annientiamo questi divertori. Ragazzi, sono stato spietato con quel soldato psicomatico. Uccide sbirri pazzoidi! È una vera goduria! Peter è stato colpito, non mi dire! Eccoci, Gamora! Guardate come si fa! Però questo non spiega perché la stazione fosse vuota! È un mistero che non voglio risolvere! Controlla che stia bene, Peter! Vai a dunata, qua serve una dunata. Sono più corretti in battaglia. Almeno conoscono l'onore. Un onore deviato, ma sì. Questi mostri schifosi non fanno altro che giocare Spock. Io sono Groot. Sempre fondamentale, Groot. Ci stanno facendo a pezzi e sapete perché? Perché noi seguiamo le regole. Ma in questa galassia non vinci seguendo le regole. Quindi torniamo sul campo di battaglia e ripaghiamo quegli sfigati con la stessa moneta. Chi è con me? Oggi sono il distruttore! Vedo l'ora di farti a pezzi! Vai! Non fate saltare le mine! Ora aspettali! Avete dimenticato Drax, vero? Stanno per sentirti amaramente di tutto! Ehi qui! Vuoi un po' di fuochi d'artificio? Come burro caldo! Quello grosso lancia mine! Ok, congelato, vai, picchiamolo, picchiamolo. Non mettono le uniformi dei Novatori. E quella strada non c'è, non aiuta. E adesso, Peter Quill. Che vuole adesso? Oh, lì. La nostra occasione. Però, ero proprio stufo di quelle linee. Crepa. Ole. È bello cimentarsi in un'onesta battaglia. Speriamo solo di essere dalla parte. L'abbiamo colpito in tre insieme. Ottimo, nuovo punto abilità. Non credo che la multa la pagheremo oggi. Ma non mi dire. Ragazzi, la nave di Corel è laggiù. Dobbiamo soltanto. Cosa? Che cos'è che dobbiamo fare, Quill? Un mucchio di sbirri spaziali fuori di testa ha provato a vaporizzarci e tu vuoi chiedere la rivincita? Perché forse la tua ragazza è in pericolo? Non è quello che sto facendo e non è la mia ragazza. Beh, non si direbbe. Rocket, l'unica cosa che mi interessa è recuperare la nave. Troviamo Corel e tutto questo non sarà più un nostro problema. Hai ragione, non sarà più un nostro problema. Perché non siamo qui a farci scarrozzare in giro per tutta la galassia da un umano che si fa gli sbirri. Io sono Groot. Ma andiamo. Sul serio, Corel? Entra nei guardiani, ha detto. Farà bene alla tua salute mentale. Ma chi ha detto questa cosa? Ok. Aprite le orecchie. Io e Groot ce ne andiamo da questa cavolo di roccia. E chiunque voglia un passaggio, venga con noi. Tutti gli altri possono pure crepare. Io preferisco il piano del ratto. Ci abbiamo provato. Trovate gli invasori. Nessuno fuggirà.
Come ha potuto l'onnisciente unimente non prevederlo? È solo un computer, non un dio. Obiettivo aggiornato. Fuggi dalla roccia. E adesso andiamo. Io vorrei vedere però se ci sono magari dei... presenza di intrusi nell'officina. E intanto cerchiamo di non morire. È la prima cosa sensata che dici oggi. Dei materiali magari, dei collezionabili. Abbiamo modo di scoprire dove sia andata la Hope. Perché cavolo dovrebbe interessarci? Forse ci sono dei super. 0 su 0. O altri di quei cavolo che sono. La mia idea è di mettere più spazio possibile tra noi, questo posto e quella cavolo di nave. Lì ci sono dei materiali. Pochini però. Vabbè, forse non pochi. 120 infatti. Ci stanno. Dai, continuiamo, abbiamo ancora un po' di tempo in questo episodio. Facciamolo fruttare. Non si possono aprire questi? No, Ho apprezzato di più il nostro ultimo incontro. Dici quando qui l'ha provato a portarti a letto la sua ragazza? Ok, ora sanno che ci siamo anche noi. Eliminiamoli in fretta e poi proseguiamo. Sai dove dobbiamo andare, Rocket? Non cominciare. Sto solo chiedendo. Scendi in ascensore, se ne servirà un altro per salire di nuovo all'angolo, capito? Ok. Qui c'è qualcosa di interessante da prendere. Basta che continui. Ah no, ci sono solo nemici. Bene così. Ok, qui dentro. Ah. Qua non si passa, vero o no? Andiamo avanti. Sono già eliminati tutti qua? No, guarda lì. Crepa, va. Tac. E qui abbiamo anche dei materiali. Almeno per ora, non perdiamo tempo. La giornata non sta andando come mi aspettavo. Si va di qui? Perfetto. Ehi, hai detto che dobbiamo andare su, no? Più su di così, ma è già qualcosa. Non credevo che avrei affrontato ancora i Nova. Non sono più Nova Corps. Già, questi non contano. Ma chi o che cosa sono? Perché brillano così? Vediamo di starne fuori, per una volta. Ehi, possiamo passare di qua? Io sono Groot. Ma sì, basta tirare dentro la pancia. Dov'è? C'è una fessura magari? No, intendeva proprio qui. Ah, era questa la fessura, secondo giustamente. Secondo lei è tornata Xandar per segnalare... Guarda. Stanno pregando. Si può sapere dove cavolo siamo finiti? Guardate quello alto. A me non sembra uno dei Nova. È uno stregone. Guardate, la magia scorre verso l'altare. Però la magia non esiste. Forza, muoviamoci prima che gli sciroccati ci vedano.
Sembra di essere finiti in mezzo a una setta. L'ho detto, non è affar nostro. Lo diventerà se controllano i Nova Corps. No Nova, no multa, no problem. Vabbè, tanto ormai soldi ce l'abbiamo, no? Quindi... magari dovremmo dirlo a qualcuno. Scrivitelo sul diario, forza di qua. E come lo sai? Non lo so, mi sto solo allontanando da quegli svitati. La porta è chiusa. Ho detto qua giù. Diamo un'occhiata qui se ci sono dei materiali dei collezionabili. Non sembra. Bisogna semplicemente scendere. Grazie di averci raggiunti. Che male c'è a controllare? Che male c'è? Oh, paghiamo la multa. Diamo un'occhiata. Incappiamo in un ammutinamento di svitati. Io sono Groot. Chi lo dice? È tutta colpa sua. Anzi, non gli parlerò mai più. A chi? A te! Troppo tardi. Ma... quindi... sì, ci penso io alla porta. Qualcuno deve... da giù! Vai, Groot! Razzo! Vai una volta che ci vada bene! Tagliamo corto! Pare che quello stregone abbia appagliato di nuovo corto! Ah, che cacchio. Ok, questi sono pericolosi. Non contarli, avanzati. E poi scuole si sono davvero saltare i derby. Contando, il soldato fulminante sarà il prossimo bersaglio. Vai, uccidiamo questo. Mi conviene evitare le capsule levitanti, vita qui. Ah, forse ho capito come si usano le mie abilità. Ok. Non sto. Ok, sopra non dovrebbe esserci niente. C'eravamo già stati. Certo. Qui invece c'è qualche materiale. Esatto. Hanno provato a resistere. È servito a molto, vedo. Non possiamo saperlo. Potrebbero essercene ancora altri. O forse erano i superstiti che sono fuggiti sulla ala sopra. Eri nel mio stesso ascensore. Risposta scontata, non trovate? Non siete riusciti a sparare prima di essere falciati da quelli luminosi. Quello è... facciamo finta di non aver visto niente. Allora, sbrighiamoci ad andare. Ah, materiali. Dai, Rocket, non puoi tenermi il muso. Scommettiamo? No, basta, scommesso. Ok, ascensore. Bene. A questo punto, però, sblocchiamo anche degli... delle altre abilità, tipo non so, Gamora, assalto dall'ombra, vediamo un po'. Gamora scatta tre nemici attaccandoli tutti una volta, infliggendo danni moderati. Se è presente un solo nemico lo colpisce più volte. Beh, questo può essere interessante. Onda stordente, Gamora colpisce un singolo nemico infliggendogli danni moderati, tirando poi un'onda di energia che infligge uno stordimento moderato a tutti gli avversari dietro il bersaglio iniziale. Anche questo è interessante, eh.
Vediamo Rocket invece con le sue granate. Queste le avevamo già viste. Granata lancinante, ok. Groot. Blocca sul posto un singolo nemico di grosse dimensioni infliggendo uno stordimento moderato. Questo può essere utile. Groot fa emergere delle radici dal terreno, infliggendo danni moderati ai nemici nell'aria e scagliando in aria gli avversari di medie e piccole dimensioni. Fa dei buoni danni questo. Però, se vogliamo i danni, dobbiamo usare Gamora, eh. Con questa fa dei danni atroci col colpo letale. Se no, Drax. No, non voglio vedere ancora Groot. Drax. Questa fa dei danni assurdi, Drax. Colpisce il terreno infliggendo danni moderati a un singolo nemico e danni lievi ai nemici circostanti. Drax carica frontalmente e infligge uno stordimento moderato a tutti i nemici in linea retta. Questo è utile. Facciamo che potenziamo Drax. E ai prossimi due punti prendiamo il pugno sismico. Hangar, arriviamo! Come razzo era il numero della postazione? R73-4PL. Fai sul serio? Sempre. Sei la mia nuova persona preferita, bicipiti. Io sono Groot. Nah, scherzavo. Eccola dov'è. Vieni da papà. 4PL. Fatto. Ok, l'hangar è libero. Allungo le passerelle e... Razzo! Che c'è? Non si aprono gli ormeggi. Questi idioti ci hanno messo in isolamento. Riesci ad annullarlo? Non sarebbe un granché come isolamento. Posso tenerla in posizione e riscaldare i motori, ma gli ormeggi vanno rilasciati manualmente. Ok, aprite gli ormeggi e non morite. Ok, distruggi gli ormeggi. Vediamo un po', eh. Attenzione, più avanti è insidioso. Fedeli, Ok, ci convergete pensiamo nell'hangar noi. centrale. Nessuno sfugge alla sua luce. In fretta, possibilmente. Però direi che per questo episodio è tutto, quindi metto in pausa. Siamo andati ben oltre la mezz'ora, quindi ci sta. Nel prossimo episodio probabilmente finiremo il capitolo 5, non penso che manchi troppo. E io vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo capitolo, di questo video. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!